ormai conosciuto a livello internazionale, e poi soprattutto stiamo facendo una bellissima iniziativa insieme, perché Marco ha scritto dei libri alla scoperta dal 700 ad oggi dei musicisti, dei cantautisti del Piceno, e ha già fatto due pubblicazioni, e altre due pubblicazioni le faremo insieme, e combinando l'arte che gli artisti andranno a interpretare con vari ritratti di vari personaggi o vari pezzi musicati, e chi interverranno anche la poesia. Sì, posso dire due parole? Sì. Praticamente è una raccolta di quattro volumi di una ricerca che ho fatto condotto da diversi anni, che abbraccia un po' tutta la provincia del Piceno. C'è ad esempio il San Benedetto Guido Leoni, il liutaio, c'è il maestro Guerrino Tamburrini, compositore e direttore di banda, quindi insomma ecco, ci sono diverse realtà locali che vanno ecco, da San Benedetto fino ad Acquasanta eccetera. Qui ci sono due volumi per chi fosse interessato, e inoltre anche un disco, si chiama L'Eco del Tronto, abbraccia tutta una serie di poesie in vernacolo da Montegallo fino a San Benedetto, con due poesie musicate di Bice Piacentini. Quindi ecco, anche questo, chi fosse interessato può trovarlo lì, potrebbe essere anche un regalo di Natale, diciamo. L'Associazione dell'Arte quindi ha preso al volo questa iniziativa e insieme andremo a collaborare. Adesso io volevo presentare gli artisti che hanno interpretato la Natività. Possiamo iniziare? Chi vuole venire per prima? Allora iniziare con Daniele. Io sono tifosissimo. Facciamo padrone di casa.